Ragazzuoli, bentornati sul mio canale e soprattutto bentornati su Clash Mini. Io sono Laser e oggi ragazzi giornata incredibile, giornata di shopping. Perché dico questo? Perché andremo a comprare non uno, non due, ma ben tre mini e lo scheletro gigante, vabbè io sempre con questo scheletro, il re scheletro come eroe. Però prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi, campanellina, commento, mi piace e condividete che tanto ragazzi è tutto gratuito quindi potete farlo. Allora, incominciamo con cosa? Col mini Pekka che è troppo carino. Eccolo qua, il primo ce lo siamo presi che è carino. Il secondo è molto carino ed è anche abbastanza incazzoso, come si dice proprio nell'alta regione della Francia. E poi infine il minatore che sembra un bambino che è stato perso al supermercato, però è qua. Nel frattempo sta passando un elicottero sopra casa mia. Perfetto. E adesso ci andiamo a prendere questo starter bundle, perché sostanzialmente il re scheletro costa 16.000. Qua con 16.000 mi danno il re scheletro più qualche cosa in più, quindi ragazzi andiamo a comprare questo. E qua c'è il mitico molto molto bello. Io ragazzi continuerò a dirlo all'infinito, ma ogni personaggino, che sia eroe o che sia proprio un mini, sono troppo belli, cioè hanno fatto una grafica bellissima, così rimpiccioliti, sembrano tutti bambini, molto molto bello. Allora, andiamo a, ovviamente, aprire tutte queste cose. Perfetto, qua abbiamo completato, qua abbiamo preso questo e quest'altro. Piccolo upgrade perché ho portato il Nature Born a livello massimo. Un ragazzo, uno di voi, nei commenti, mi ha consigliato di fare Natureborn, il mago elettrico, e io in più vorrei aggiungerci il Mega Knight, perché ho visto una accoppiata paurosa, che è Natureborn Mega Knight e mago elettrico dietro. E ragazzi, dire che spacca i culi è dir poco. Quindi togliamo questo, mettiamo questo, ok, ci andiamo a potenziare a livello massimo le tre truppe che abbiamo appena comprato. Quindi questo facciamo qua. Anche il mini Pekka devo provarlo. Però ragazzi diciamo che tutte le volte che l'ho avuto contro non è stato chissà quale rivelazione. Cioè quasi sempre è stato massacrato in legnate e al massimo mi ha tolto, che ne so, il cavaliere, fine. Nient'altro. Quindi questo l'abbiamo potenziato, questo pure. Ci manca il mitico. Miticissimo. Guardate che proprio, guardate che cazzuto. Incredibile, incredibile. Proprio è mio padre lui, è diventato oggi mio padre. Ok, quindi potenziamo 1, 2, 3, tutto a livello massimo. Il re scheletro non penso di utilizzarlo mai perché o uso il Nature Born o uso il re barbaro. Questo qua per carità è forte perché comunque ho visto che ha due vite. Però non mi fa impazzire e io direi di farci... Sì, anzi no, facciamoci un bel rumble. Ok, quindi iniziamo... Allora, come prima cosa io vorrei mettere la guaritrice, senza ombra di dubbio. Vediamo, ok, abbiamo pure il cavaliere. Essendo che lui c'ha Monk, direi di lasciarlo centrale. Sì, vabbè, ci prendiamo l'hit e come va va. Vediamo. Perché poi, ragazzi, vorrei provare a mettere il corno, perché hanno messo questa nuova struttura. Non ho capito per quanto tempo, comunque paurosa, perché ti rende pressoché immortale. Perché praticamente sei immune per 3 secondi. Ogni 6 secondi e quindi diventi veramente invincibile. Vediamo se il monaco, ragazzi, è pauroso, cioè con l'abilità di one shot mi fa altamente paura, se posso dirlo. Quindi mi sa che questa la prima l'abbiamo persa assolutamente. Ok, quindi che dire, follettini e follettine, proviamo di nuovo. Allora, a me serve assolutamente quel corno perché se no mi sa che la perdo. E non ce l'ho fatta, quindi mi sa che dobbiamo provare così. Allora, non sono per niente confident in questo momento, perché ci servono appunto adesso due vittorie di fila. Proviamo, spero ovviamente di farcela, perché ragazzi, vi giuro che con quel corno dire che abbiamo vinto tutte le partite è molto, però quasi, diciamo quasi. Vediamo cosa fa lui. Ok, lui c'ha la spada, quindi semplicemente è più forte. Però quel barbaro dovrebbe scoppiare subito. Ok, vediamo se il cavaliere riesce a far male alla regina. Perfetto, toglietegli subito la spada. Perfetto, noi abbiamo il nostro cavaliere che si sta prendendo il danno.
Adesso il gran cavaliere farà saltare la testa alla regina. Bellissimo, ok. Allora, la prima l'abbiamo vinta. Ottimo. Quindi ora direi di potenziare. Chi possiamo potenziare? O l'arciere. Non l'arciere, scusate, la guaritrice. Però siamo contro un altro monk, quindi fatemi fare questo qua. E ragazzi, ovviamente non sono riuscito a mettere il potenziamento, perché comunque mi serviva. Va bene, vediamo se riusciamo in qualche modo a stunnare il monaco con il nostro mago elettrico. Anche se pure in questo caso la vedo parecchio dura. Anzi no, un attimo solo, voglio fare una cosa. Voglio metterlo qua. No, mettiamolo qua dietro perché non vorrei che là sopra il goblin cerbottaniere e l'arciere magico possano in qualche modo focussare il mio mago elettrico. Quindi vediamo così come va. Ok, lui ha una fracca di personaggi, ma proprio in maniera esagerata. Ti prego, abilita. Ottimo. Ragazzi, dovete togliermi assolutamente quel monaco il più velocemente possibile. Perfetto, l'abbiamo tolto. Vai maghetto, fate saltare quel goblin cerbottaniere. Ottimo, ok, quindi ci siamo qualificati. Fortunatamente ci siamo qualificati. Ora vediamo se riesco a mettere la struttura, quella che voglio mettere, perché è fondamentale. Probabilmente, non lo so, ma mi sa che saremo contro Stevamo, quello che ci ha battuto all'inizio, perché comunque aveva un esercito veramente forte. Quindi io direi, dato che ci serve assolutamente quella struttura, dobbiamo per forza di cose potenziare lui due volte e mettiamo il corno. Lo mettiamo qua o facciamo così, così potenziamo tutti. Perfetto, lasciamolo qua. Ok, vediamo se in qualche modo riusciamo a danneggiare tutto. Ma forse mi sa che ho inteso male il potere di questo corno, perché ad esempio poco fa hanno abilitato, però sono riuscito a toglierlo. Non lo so, va bene. Sta di fatto che dovremmo avere vinto. Ovviamente dico dovremmo tre volte, perché ragazzi, non vorrei mai gufarmela, però dico, siamo 3, 4 contro 1. Diciamo che la vittoria dovrebbe essere nostra. Ok, perfetto. Come vi dicevo, al 99% saremo contro quello che ci ha battuto all'inizio e avremo, non ci credo, cioè, ragazzi, svolta. Svolta incredibile. Siamo contro Blow, che a sto punto mi viene da pensare che avrà un deck incredibile. Mettiamo lei qua e lui qua. Ma scusate, ma chi ha là davanti? Un normalissimo cavaliere? Com'è che hai vinto? Qui la cosa mi puzza. Se posso dirlo, qui la cosa mi puzza. Vediamo, non sono sicuro dell'impresa, ma tanto non riuscirà mai. Quel goblin non me l'aspettavo, devo dirlo. Mi ha shottato completamente il mago. Ok ragazzi, ha vinto. Ci sta, aveva un deck pauroso. Pauroso, complimentoni a lui. Cioè, ma proprio complimentoni. Ok. Non me l'aspettavo così, cioè quell'arciere là dietro sta facendo la mattanza, è tipo quella che si fa con i tonni, incredibile. Quindi good game, solo questo c'è da dirgli. E niente ragazzi, allora, mi piacciono, questa accoppiata mi piace, però devo modificare un pochettino l'esercito, perché ad esempio io ho tolto l'arciere magico, se non sbaglio. Esattamente, ho tolto l'arciere magico, ho lasciato qua il pescatore o come volete chiamarlo, ma non l'ho usato mezza volta. Quindi volendo potremmo utilizzare questa formazione. Non lo so, da vedere magari nei prossimi video. Prendiamo tutte le ricompense, ovviamente. 1, 2. Fatemi prendere. Ok. Prendiamo l'ultima ricompensa qua. Abbiamo cose da potenziare. Il Re Barbaro, importantissimo. Tutto potenziato al livello massimo. Manca l'ultimo livello. Ok. Quindi, ragazzuoli, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, commentate, lasciate un pollice in su. E noi, come al solito, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!